Cerimonia di premiazione a Trani con una borsa di studio all'alunno che ha scritto il racconto migliore e numerosi altri premi per i piccoli studenti. È l'appuntamento conclusivo dell'iniziativa Racconti del Mare e della Terra, il contest letterario organizzato dall'Associazione Culturale Forme. Francesco Rossi. Si tratta di un concorso letterario che abbiamo avviato l'anno scorso, quindi a fine anno. I bambini hanno presentato a fine gennaio i racconti sull'ambiente, quindi proprio oggi che è la giornata internazionale dell'ambiente presentiamo il loro libro. Abbiamo selezionato 58 racconti che insomma ci bacchettano un attimino gli adulti per quello che hanno combinato, per quello che abbiamo combinato fino ad ora, e ci danno anche dei suggerimenti su che cosa fare per il futuro, con tanta fantasia, tanta creatività e tanta positività di cui abbiamo bisogno soprattutto in questo momento. Proprio tramite loro si riesce ad arrivare anche alle famiglie, a trasmettere il rispetto e il buon comportamento nei confronti dell'ambiente e della nostra casa. Un giorno di festa ma tanto lavoro. Abbiamo lavorato tanto proprio partendo dall'agenda 2030 che riprende i 17 obiettivi, le grandi finalità, i goals che i paesi nel mondo devono realizzare entro il 2030, e quindi tra queste finalità c'è il rispetto dell'ambiente, della natura, della terra, i rapporti tra l'uomo e la natura e il ripristino dell'ecosistema. I bambini come hanno partecipato? Hanno partecipato con entusiasmo, perché noi abbiamo parlato molto di questi temi in classe, proprio perché io credo che l'educazione green debba partire dalle fasce d'età scolare più basse, perché è importante che i bambini siano preparati, abbiano cura e rispetto dell'ambiente anche nei piccoli gesti quotidiani.